Ciao. Sono un po' malato. A casa di mia madre. A Torino. E sono rientrato a vivere in Piemonte. In un paesino vicino a Cuneo. Da pochi giorni. Oggi, 29 febbraio 2012, sono indubbiamente blues, ma è un sentire che condividiamo io e te da decenni. Insieme a molti altri sentire, comunque ci hanno permesso di salire e scendere queste montagne, queste pareti rocciose, molto orribili, scoscese a strapiombo. Alcune invece più dolci, alcune piacevoli. Questa è la scala temperata, è la scala armonica che sappiamo usare. Non voglio entrare in alcuna questione personale. Ci sono luoghi e del cuore che non condividiamo più da tanto, tantissimo tempo, per tante, tantissime ragioni. E rispetto, e provo rispetto per il nostro silenzio reciproco, ma non voglio sentirmi indifferente, non voglio riscrivere il passato a un'ombra di nuove poesia e duro lavoro, solo questo talento.
conosci tu. Tu sei assolto. A Torino Caselli, che mi aspetti da anni. Forse ti sei coricata tra i profumi degli tutti freddi e riposi. Mi aspetti. L'altoparlante ripete ogni 2 minuti a un volume che per abbattere l'inquinamento acustico di questo aeroporto è stato deciso di usare un tabellone luminoso e che quindi se vuoi sapere a che ora parte il tuo aereo, i tardi, il che devi guardare. Niente più inquinamento acustico. Come farà un cieco a sapere dove andare? Un russo? Un greco? Un arabo? Un indio del Mato Grosso? Io sono un indio del Mato Grosso! È sempre più faticoso tenere la fronte alzata a guardare. Questi numeri che girano, che poi si fermano, si arrestano. Ruotano nervosamente, poi si arrestano. Forse impareremo a riconoscere i numeri. Forse ci manderanno un messaggio sul telefonino, un messaggio personale.
uscire a piedi nel vento, uscire a piedi nel vento che alza le caratacce, le foglie dei platani, quelli dei viali, quelli neri che smog della mia città. Se anche tu lo facessi, io sono sicuro che ci incontreremo. Saresti capace di riconoscermi, come allora, quando... Cammina sulla strada morbida e calma, dove ancora indugiano i suoi piedi pieni di nostalgia. I bagni asciugati, umidi e lunghi, rinfresca le piante non bruciate. Spegnere tutto. Saper ritrovare la tua bocca, le tue mani, il profilo dei tuoi seni.